Ciao a tutti, eccomi con un video creazioni proprio piccolissimo. E tempo fa avevo acquistato dei tappi da bottiglie tipo questi qui, classici tappi da bottiglia, così, perché avevo visto così, la corona e dietro, dentro sono così, perché avevo visto su YouTube delle altre creative che facevano dei tappi e schiacciati e li usavano come ciondoli, portachiavi o decorazioni per scrapbooking e robe varie. E ho provato a fare anch'io questi tappi. Ho comprato questo sacchetto da 100 pezzi, 2,50 euro ho speso, poi con la Big Shot li ho schiacciati. Ho tirato giù delle immagini da internet, ho tirato giù, adesso questo è un esempio, la Tour Eiffel, questo trama tutta a foie, queste bandiere e questo zebrato. Le ho stampate su carta normale, ho una stampante normale a inchiostro, non a laser, quindi normalissima, e sopra, una volta asciutta la stampa, ho dato il protettivo per decoupage con lo spray e fa l'effetto un po' più cartoncino, un po' più grosso. Poi ho preso i tappi, li ho schiacciati, ad esempio questo, vediamo, ho messo l'immagine, questo in caso è lo stregatto, e l'ho incollato con una colla normalissima, con questa colla qui, colla fine, e poi sopra per fargli l'effetto vetro ho usato l'acqua fluida che non si vedrà mai al mondo. Ok, questa se me la metto storta, ma ok, questa qui è l'acqua fluida che comprai tempo fa per usare con le paste polimeriche, che però non l'ho mai usata per quello, e ecco, forse la vedete meglio così, ecco, ok, e l'ho usata sempre per altre cose e dà questo effetto qui più o meno vetro, che è una cosa che secondo me è molto carina così. Poi ho fatto questi con i teschietti, sempre con quella l'acqua fluida lì, e l'effetto è questo e questo con i teschi. Poi ho fatto questo tutto giaguarato, questo qui zebrato, poi l'altro stregato così. Questa è una bolla, l'ho lasciata io perché piaceva a me. Così. Poi questa del generale lì. Sempre fatto vetro. Questo dell'Harley, sempre, qui si vede di più, secondo me, l'effetto specchiato, l'effetto vetro. Poi questi altri due. Allora, questo con la bandiera, aiuto, con la bandiera così. Per fare il buchino ho messo il ciondolo sopra un pezzo di legno, poi ho preso un punteruolo, un martello, ho guardato più o meno la metà e ho fatto il buchino, e poi, che non si vede, vabbè, ok, ho fatto il buco e poi ho messo un anellino. Invece questi altri due qui sono stati fatti con questa qui, finitura di cristallo. E viene questo effetto qui, che si vede poco, speriamo di farvelo vedere un po' meglio. E viene un po' più, non, sì, vagamente specchiato, a differenza di questi, che questo proprio effetto vetro. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Così, questo è un po' diverso. È venuto così. E poi ho fatto questo sempre con questo qui, la finitura di cristallo, la Tour Eiffel, e gli ho messo sempre l'anellino per ciondolo o portachiavi, quello che è. Questi sono tutti i tappi che ho fatto come, diciamo, come prove, e devo dire che mi piacciono parecchio. Se siete interessati, posso farvi un tutorial e comunque lasciatemelo scritto se volete vedere come si fa. Questo è tutto.
per ora, non ho altre creazioni, al prossimo video. Ciao!